L'omeopatia, medicina naturale o alternativa, siccome termine di paragone si prende quella allopatica o tradizionale, è una via di accesso alla salute fisica ancora poco conosciuta. In questo mese dedicato proprio alle cure naturali e fitoterapiche, ci siamo chiesti cosa ne pensano i ravennati. Beh, se parliamo di prevenzione, diciamo che la prevenzione è uno dei settori in cui l'omeopatia ha più presa, perché per quanto riguarda prescrizioni o terapie, insomma, ovviamente non, che mi risulti non ci sono proprio degli unicisti o dei medici puri omeopati a Ravenna, ma solo dei medici che si cimentano in entrambe le discipline, allopatia e omeopatia. Per la prevenzione delle malattie del raffreddamento e dell'influenza esistono dei prodotti specifici che ormai tutte le ditte leader di omeopatia fanno e che comunque si vendono molto bene, sono stati ben recepiti, ben capiti e a mio avviso anche ben utilizzati, tant'è vero che anch'io li uso a casa mia con le mie bambine e ne sono contento. Invece le prevenzioni per le allergie, le vaccinazioni, diciamo, contro le allergie di stampo omeopatico vanno fatte specificatamente a seconda dei tipi di allergie in cui uno soffre, insomma, e ovviamente, come è facile intuire, prevalentemente primavera. E l'utenza a quale fascia d'età fa riferimento? Più anziani, più bambini? O... È abbastanza evidente che diciamo, sono le generazioni più recenti che tentano diversi approcci, ma non solo quello omeopatico, anche il fitoterapico o altri tipi di rimedi per la salute. Ovviamente le persone di una certa età più conservatrici forse si affidano più a una terapia classica, diciamo. Io la consiglio spesso durante l'attività proprio quotidiana. Di solito sono molto contenti se possono evitare farmaci magari che hanno delle controindicazioni importanti così, e vedo che lo utilizzano, cioè ascoltano molto il mio consiglio e lo utilizzano volentieri. La differenza maggiore tra medicina allopatica e omeopatia qual è? Ma non c'è una differenza proprio perché c'è, cioè, la medicina. Cioè, dovrebbe essere una, quindi bisogna vedere caso per caso qual è la cosa più indicata per il paziente. E molto spesso, piuttosto che ricorrere a farmaci, ripeto, che hanno delle controindicazioni molto grosse, si usano anche farmaci omeopatici che hanno un effetto, cioè, vedo che funzionano molto, moltissimo. Soprattutto per quali tipi di malanni o di Adesso, sindromi? come medico di base, più che altro stagionali adesso vedo, o anche vaccini antinfluenzali, vedo che li ho prescritti con successo anche così. Quindi la usa anche lei personalmente in Sì, famiglia? ma sì, ho due bambini e la consiglio a tutti, insomma. Ma vi viene consigliata anche dal pediatra? Sì, assolutamente. Il pediatra ci prescrive sempre medicina omeopatica. Per qualsiasi tipo di malanno o soltanto per alcuni? Come prevenzione o come cura? Stiamo facendo sia la prevenzione, che è un ciclo di una specie di antibiotico, non antibiotico, di vaccino naturale, e poi come cura, a volte quando abbiamo la febbre alta alta prendiamo una medicina non omeopatica, però insomma quasi tutto stiamo sull'omeopatia. No, non la usiamo. E la conoscete? Un po', poco. Abbiamo abitudine a usare la medicina tradizionale, per abitudine più che altro, e forse perché abbiamo poca conoscenza di quella omeopatica. Per E non vi è mai stata consigliata da nessuno, neanche per la vostra bimba? ora no, per fortuna non ho avuto bisogno, quindi ancora no. Perché forse non sono sufficientemente neanche preparata e non sono mai stata indirizzata verso quel tipo lì di cura. Io, grazie al cielo, diciamo, non è che abbia un gran bisogno di medicine, però ho sempre seguito la medicina tradizionale. Barbara Gnisci per Ravenna Web TV.